è importante unirsi e dire ognuno la propria su quello che pensa, su dati reali soprattutto. E questo è l'intento più importante, perché noi ci troviamo impegnati nelle ricerche marine ormai da 15 anni, dallo Stretto di Messina a Ravenna, e quindi mi sembrava giusto fare un evento del genere a casa nostra, portando tutti gli operatori che realmente fanno l'attività parlando del rinnovabile a mare. Ovviamente senza nessun velo, ma soprattutto con massima chiarezza e trasparenza. Come si potrà realizzare una comunità energetica qui al porto di Termoli? Dico che ogni attività ci vuole il suo tempo, passo dopo passo si fanno le attività, quindi partendo più di tutto dalle criticità di un porto, per poi passare a tutte quelle che possono essere attività che possono aiutare un porto a crescere. Quindi adesso è ancora, tra virgolette, work in progress, diciamo, tutte queste attività qui. Ovviamente poi saranno gli enti competenti a portare avanti tutte le attività, e me lo auguro con molto piacere, perché abbiamo bisogno di fare uno scatto, un po' tutti, sia per la magazzinergia, sia per portare dei porti più commerciali, di fare più attività, ovviamente rispetto dell'ambiente e ovviamente cercando di poter avere più energia pulita. A proposito di eolico offshore, la vostra è una posizione favorevole? Ma noi lavoriamo nell'offshore da 23 anni, quindi non potrei dire che di sì, insomma. Cioè, lavoriamo nell'olio e gas e siamo cresciuti da famiglia di pescatori, nonché armatori di 7 generazioni della pesca. Io ho avuto la fortuna di con mio padre di entrare in questo mondo 23 anni fa e imparare tutti i giorni qualcosa di nuovo. Considerando che l'offshore in Italia è nella zona di Ravenna, quindi Termoli è veramente una piccola parte. Quindi non siamo che favorevoli soprattutto nei nuovi sviluppi, le nuove attività che possono, ripeto, rispettare l'ambiente, tutelare i pescatori, tutelare tutti i turisti, tutti quelli che sono gli operatori. Cioè è ovvio che se non si fa nulla, nulla succede. Se si fa qualcosa si deve fare con un certo criterio, rispettando tutte le posizioni.